Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Questa volta però apportiamo un po' di modifiche, ma sì, c'è area di cambiamento, è arrivato il momento di cambiare, di fare qualcosa di nuovo. Infatti abbiamo deciso adesso per Tessiland Condivision da quest'anno di portare una ventata di aria nuova e per farlo abbiamo bisogno di nuovi progetti, ma tanti nuovi progetti. Ecco perché Tessiland Condivision da questa puntata in poi inizierà a prendere i progetti più interessanti, più cliccati, con maggiore interazione, con più mi piace, con più commenti, insomma di un certo spessore, non più dalla pagina Meglio di Maglia, ma bensì dal nostro unico, solo, ufficiale gruppo Tessiland. Ebbene sì, e quindi insomma abbiamo deciso di iniziare prendendo 4 progetti che si articolano tra dicembre e soprattutto gennaio, iniziamo appunto proprio dal 2024, cui uno che ha ottenuto più mi piace durante questo mese e davvero ha superato un numero enorme. Iniziamo quindi questa nuova puntata di Tessiland Condivision, la prima puntata del 2024, non prima della nostra cara sigla! Il primo progetto di oggi è di Laura Valania. Allora, lei ha realizzato un bel tappeto che ormai sapete benissimo essere un complemento d'arredo per interni, per esterni, davvero di gran moda, soprattutto se lavorato a crochet. Premiamo il progetto artigianale, vuol dire di Laura. Ha realizzato questo tappeto con il Pandoro Queen in diverse colorazioni: argento, blu marine, avio e carta da zucchero. Il tutto lavorato con uncinetto 4,5. È partita, come la maggior parte delle volte, da un'esigenza, vale a dire quella di avere un tappeto che potesse abbinarsi al divano e un po' anche a tutto il resto della stanza, il cui colore predominante è il color carta da zucchero, e quindi et voilà, come direbbe qualcuno, ecco il risultato finale. Ha preso spunto da una mattonella vista su Pinterest e poi insomma ha realizzato la creazione che vediamo in questa foto. Il punto utilizzato è il punto alto, e per un tappeto di queste dimensioni, che misura circa 2 metri di lunghezza per 80 cm di larghezza, ha utilizzato 2 rocche di Pandoro Queen avio, 2 blu marine, 2 argento e 3 carta zucchero. Insomma, ecco qui, da un'esigenza, da un bisogno, da una problematica che poteva essere quella di trovare il tappeto con i colori adatti, ecco questo meraviglioso risultato finale. Brava Laura! Ma adesso parliamo del secondo progetto. Il secondo progetto, una creazione che ultimamente va molto di moda e di cui si è parlato abbondantemente nei reel che abbiamo fatto, ma anche e soprattutto nell'articolo di Rosaria presente nel blog sul nostro sito Tessiland, vale a dire la coperta delle temperature. Non potevamo non sceglierla, una creazione che merita sicuramente grande attenzione, soprattutto per tutta la dedizione che Andreina Pastorino ha dedicato. Lei infatti ha realizzato questa meravigliosa, coloratissima coperta con il bravissimo 50 in diverse varianti di colore. Vorrei aggiungere qualcosa in più, ma mi limito semplicemente a farle i complimenti per questo bellissimo progetto. Potrebbe essere un'idea regalo davvero molto originale, oltre che anche significativa. Adesso però vediamo il video di Andreina. Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Andreina da Genova. Prima di tutto volevo ringraziare il gruppo Tessiland, l'azienda Tessiland, per avermi contattato per parlare un poco della storia della mia coperta delle temperature. La coperta delle temperature, come sapete, molti di voi ormai sapranno, è una coperta normalissima che si lavora durante tutto l'anno. Si sceglie una gamma di colori totalmente a scelta, a questi colori si assegna un range di temperature e sulla base poi della temperatura esterna, giorno per giorno, si lavora una riga al giorno per tutto l'anno sulla base della temperatura che corrisponde al colore scelto, e il risultato è una coperta totalmente unica, irripetibile, per cui è una soddisfazione immensa. Mi è capitato per caso un reel in Instagram, quindi da lì è nata l'idea. Ho pensato che potesse essere una cosa simpatica e divertente. Naturalmente io ho scelto i colori Tessiland, ho scelto di lavorare con il Bravissimo perché è un filato
molto solido, molto robusto, molto resistente, disponibile in tantissimi colori, un filato molto scorrevole, economico, che non guasta, perché naturalmente la quantità da lavorare sarà notevole. Infatti io ho lavorato circa 4-5 gomitoli di Bravissimo 50 per ciascun colore, per un totale di, diciamo, io ho scelto 10 colori, quindi sono circa 40 gomitoli. La coperta finita misura 210x140, ho utilizzato l'uncinetto 4 e la difficoltà maggiore è stata naturalmente fare un campione che mi desse un'idea di come sarebbe potuta diventare, perché se non si sta attenti, avendo 365 righe, può diventare decisamente un mostro. Ho dovuto fare diversi campioni per stabilire anche il punto da utilizzare. Io ho utilizzato un puntolino, ovvero una maglia bassa ed una catenella, perché mi ha dato la possibilità di lavorare alla coperta non più di 10-15 minuti al giorno. È un lavoro piuttosto impegnativo, lo consiglio a chi ha voglia di dedicarsi ad un progetto che duri così tanto tempo. È un lavoro soprattutto di costanza, non ci vogliono particolari abilità, ma è un lavoro che dà moltissima soddisfazione, perché alla fine si può personalizzare, per cui ad esempio io ho fatto un punto diverso per il giorno del compleanno della mia mamma, che è l'8 marzo. Ho utilizzato un filo completamente diverso, che magari qualche occhio più attento ha potuto notare nella fotografia, il giorno dell'8 marzo, per cui è diventata una coperta veramente personalizzata per lei. Infatti l'ho lasciata a lei ed è la misura ideale per un lettino singolo. Ringrazio ancora Tessiland per questa opportunità. Mi piacerebbe pensare di aver potuto in qualche modo ispirare qualcuno, o comunque far conoscere a qualcuno questo tipo di lavoro che nemmeno io conoscevo fino all'anno scorso. Perciò vi saluto, vi ringrazio e spero di vedere i vostri lavori. A presto, ciao! Adesso veniamo al terzo progetto di oggi, che è di Ornella Montagnier, la nostra farmacista che ha realizzato questa borsa con il Tè Sublime e l'uncinetto numero 3. Ornella ci ha inviato un video, quindi ascoltiamolo e poi diamo qualche altra indicazione in più sulla borsa, ma anche sulla sua autrice. Mi chiamo Ornella ed abito in un paesino in provincia di Venezia, Fossalta di Piave. Faccio la commessa di farmacia e mi piace molto il mio lavoro a contatto con la gente. Però ci tengo anche ai miei hobby, famiglia permettendo. Sono un'appassionata di lavori manuali con vari materiali, sempre alla ricerca di novità in funzione del mio estro artistico. Ho realizzato presepi, intagliato legno, dipinto sul vetro, però da un anno mi sono concentrata su realizzazioni di borse all'uncinetto, essendo questa una passione che avevo fin da giovane. E mi ritaglio del tempo libero nei momenti in cui non lavoro. Vi ringrazio ancora per i vostri prodotti favolosi e a presto con le prossime foto delle mie opere. Grazie, saluti. Diamo qualche notizia in più. Allora, Ornella ha detto che ha realizzato questa borsa su richiesta della sua vicina di casa. La foto è stata trovata su Pinterest, le è piaciuta molto perché voleva una borsa pratica. Il colore l'ha scelto lei, parliamo del Tè Sublime Cuoio. Ho guardato alcuni tutorial per l'assemblaggio dei pannelli, ma devo dire che non ho trovato alcuna difficoltà. Quando l'ho terminata ero veramente soddisfatta della mia opera. Ha utilizzato 3 rocche di Tè Sublime Cuoio, tutto lavorato a punto basso. 4 rettangoli misurano 14x42 cm. Il filato è veramente perfetto per la realizzazione di questo modello di borsa, tant'è che rimane così rigida che non l'ha nemmeno foderata. Non ci crederete, ma ne sto facendo un'altra di colore uguale. Un'amica, come ha visto la foto, mi ha pregato di fargliene una uguale. Siccome non riesco subito a fare dei doppioni, ho iniziato una maglia anche con il filato Iggy, così alterno due lavori. Vi ringrazio per i vostri prodotti che ci danno la qualità nella realizzazione dei nostri lavori. Che dire, Ornella? Grazie. E adesso veniamo ad una foto che ha ottenuto tantissimi mi piace,
Probabilmente quando l'autrice di questa creazione ha realizzato questo vestito circa un paio d'anni fa non pensava di poter ottenere tutto questo grande successo. E invece dopo aver pubblicato la foto sul nostro gruppo Tessiland su Facebook ha ottenuto davvero tantissimi mi piace, pensate che finora ha superato i 1600 e anche molto di più. Parliamo di Pamela Pancaldi, che ha realizzato questo vestito con il Bravissimo. Ci ha inviato un video, quindi guardiamola e ammiriamo questa meravigliosa creazione che indossa proprio in questo video. Buongiorno, io oggi sono qui perché Valentina mi ha contattato dicendomi che questo vestito che indosso in questo momento è stato il progetto che ha avuto più like durante il mese di gennaio, di questo io sono felicissima. Questo abito è frutto della mia fantasia, non ho seguito un tutorial specifico, o meglio, ho seguito una serie di tutorial che poi ho messo insieme a seconda del mio gusto e delle mie esigenze. È stato realizzato circa un paio di anni fa con il filato Bravissimo, ovviamente della Tessiland, in grigio e giallo senape. Ed è nato un po' per caso, nel senso che avevo un gomitolone di filato grigio e volevo fare qualcosa di diverso da una solita maglia e ho pensato di fare un vestito e di ravvivarlo con un colore a contrasto, quindi ho scelto il senape. È lavorato a punto alto e in top down nella parte alta, mentre la gonna è fatta con il punto Prada e con righe di andata e ritorno e alternando appunto i colori. L'uncinetto che ho usato è il numero 5,5. Ho ripreso il motivo della gonna sia sulle polsi che anche nello scaldacollo e per ravvivare un pochino la parte alta e le maniche ho deciso alla fine di inserire questa catenella con il giallo senape. Io sono felicissima che vi sia piaciuto tanto perché per me è stata una grandissima soddisfazione. L'uncinetto è la mia passione da sempre, io mi ricordo ancora, avevo 8 anni quando ho cominciato a lavorare, ho cominciato a fare i primi lavoretti e poi l'ho abbandonato per tanto tempo, alla fine l'ho ripreso e oramai sono 10-12 anni che costantemente ce l'ho in mano e lavoro sempre. Lavoro quando, soprattutto dopo cena, sul divano, mentre guardo la televisione, nei weekend e anche in vacanza, l'uncinetto e i gomitoli sono sempre con me. Io ringrazio ancora Tessiland, ringrazio tutti quanti e un ringraziamento speciale a Maria Grazia Dottore, l'ha fatta tutto fare perché devo ammettere che tutto quello che riesco a fare è grazie ai suoi tutorial e a quello che ci ha insegnato in tutti questi anni. Arrivederci. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social, vale a dire YouTube, quindi cliccate anche quella bella campanellina così da essere costantemente aggiornate su tutti i nostri news, su tutti i nostri reel, su tutte le nostre dirette, su tutti i nostri condivision, ormai appuntamento mensile. Ma di seguirci anche su tutti gli altri social, e quindi Facebook, la nostra pagina Meglio di Maglia, il nostro gruppo Tessiland, ma anche Pinterest, TikTok e Instagram, insomma. Siamo ovunque. Il mood di Tessiland Condivision sta cambiando. Pubblicate le vostre foto sul nostro gruppo Tessiland, troverete i link proprio qui sotto nel box informazioni e chissà che la prossima volta non siete proprio voi ad apparire, a farvi ammirare e soprattutto a farvi apprezzare per le vostre doti crochet. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e noi ci vediamo alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Ciao!